Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo un pennino particolarissimo per iPhone, iPad e iPod Touch. Si tratta del Touch Pencil prodotto dalla Paveliero, azienda molto nota che produce tantissimi accessori per il mondo Apple e non solo. Molto bello questo pennino, tra l'altro 9,90 euro è il costo, quindi abbastanza economico e si utilizza in modo molto semplice. La confezione è molto carina. Tutti quelli che sono abituati a utilizzare magari l'iPad per disegnare o per scrivere o comunque per fare altre operazioni in cui ancora sono abituati a farlo tramite pennino, è vero che Apple ha annullato proprio come scelta proprio aziendale l'utilizzo di pennini, poiché il multitouch di iPhone e iPad è stato ideato proprio per eliminare l'utilizzo di questi dispositivi, di questi pennini esterni, però c'è qualcuno che ancora comunque li utilizza per alcune operazioni, ad esempio il disegno. Andiamo ad esempio a prendere il nostro iPad. Come vedete, il pennino sembra veramente una penna, una piccola penna che nella parte posteriore è di un materiale molto morbido, adatto quindi a essere utilizzato, come vedete, su dispositivi dotati di multitouch come l'iPad. Ad esempio, se vado ad aprire l'applicazione Tavolozza, quindi quella ideale per creare un disegno, è molto molto comodo disegnare con questo pennino, poiché è molto sensibile e utilizzarlo per produrre comunque dei disegni un pochino più precisi rispetto a quelli che potremmo fare con il dito, poiché comunque il pennino lo prendiamo a mo' di penna, quindi siamo più abituati sicuramente a disegnare in modo efficace in questo modo piuttosto che con il dito. Quindi è molto sensibile, come vi dicevo, non si nota assolutamente che si sta utilizzando un pennino, sembra esattamente di utilizzare il dito, poiché il touchscreen risponde in modo molto immediato. Per applicazioni di questo tipo è un utilizzo ideale, quindi il pennino per coloro che disegnano sull'iPad è molto indicato. Ma all'occorrenza è utilizzabile anche per l'utilizzo di tutti i giorni, quindi possiamo navigare tra le nostre pagine, aprire le nostre applicazioni. C'è tanta gente, io ad esempio ho un amico che è infastidito tantissimo dalle ditate dell'iPad, perché è vero che su iPhone questo si soffre meno di questo problema, poiché l'iPhone con il palmo della mano spesso lo andiamo a pulire dalle eccessive impronte. Sull'iPad questo non si può fare poiché lo schermo è molto grande. Dunque lui è molto infastidito quando lo schermo è pieno di ditate e sta sempre con il suo panno. Il pennino effettivamente risolve questo problema, poiché apriamo la nostra smart cover, prendiamo il nostro pennino, facciamo le nostre cose tutte tramite il nostro pennino, ovviamente tutto tranne i giochi, poiché i giochi giocarli con il pennino è impossibile. Ma le altre applicazioni, anche quelle per scrivere, perché io posso ad esempio scrivere una mail o una nota utilizzando il mio pennino per immettere le lettere. Ovviamente perderò la comodità di scrivere a due dita in modalità landscape, poiché farlo con il pennino no, non è sicuramente possibile utilizzare due dita, a meno che non ho due pennini e a quel punto divento quasi un maniaco utilizzare due pennini per scrivere a due mani. Però ecco, a parte le battute, il pennino è utile in molte situazioni. Tra l'altro è molto comodo anche questo piccolo accessorio integrato
che non è altro che un sistema geniale per portare il pennino sempre con sé senza rischiare di perderlo, si inserisce nel jack delle cuffie e il pennino, come vedete, rimane attaccato al mio iPad. Quando chiudo la mia smart cover, rimane all'interno del mio iPad. Ogni volta che ne ho bisogno, apro la smart cover, stacco il pennino dalle cuffie e sono pronto all'utilizzo. Quindi è un'opzione in più. Pennino sempre con noi, quando dobbiamo giocare e fare altro utilizziamo le nostre dita, quindi sul multitouch. Quando abbiamo bisogno del pennino per disegnare o per non fare le tanto famose ditate sullo schermo, abbiamo questa possibilità. Un pennino molto carino della Bavilier, che potete acquistare a 9,90 € sia sul sito ufficiale sia sul market online Gadget Vivo, che come vi ho detto prima propone tantissimi centinaia di prodotti di accessori per il mondo Apple e non solo. Andate a dare un occhio a Gadget Vivo e troverete anche i Touch Pencil della Bavelier. Un saluto ragazzi, Gigi Calabrò per iPad Italia.